Allora, grazie Presidente. Innanzitutto mi fa piacere che le forze di opposizione abbiano deciso di sottoscrivere la mozione presentata dalla maggioranza che, come è stato già detto, in qualche modo fa proprie alcune richieste delle opposizioni, in particolare sulle urgentazioni di alcune pratiche in itinere nel Dipartimento Urbanistica. Ritorniamo nuovamente a parlare del tema delle affrancazioni. Come tutti ricorderete, quest'Aula ha votato la delibera 116/2018 che ha fornito indirizzi per individuare una nuova modalità di calcolo del corrispettivo dell'affrancazione dal prezzo massimo di cessione e locazione per gli immobili dei piani di zona. Ritorniamo a parlarne perché dopo l'approvazione della nostra delibera e grazie anche a un lavoro portato avanti da Roma Capitale nei confronti del Parlamento, abbiamo visto l'approvazione della legge numero 136 del 17 dicembre 2018 che è entrata in vigore il 19 dicembre, che è intitolata Conversione in legge con modifiche del decreto legge 23/2018 numero 119, che riguarda proprio disposizioni in materia fiscale e finanziaria. All'interno di questa legge è stato votato un emendamento che ha modificato il comma 49 bis dell'articolo 31 della legge 448 del 98. All'interno di questo emendamento viene fatto chiaramente rimando ad un decreto ministeriale, un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrebbe identificare una modalità di calcolo del corrispettivo dell'affrancazione che sia unica per tutti i comuni d'Italia. Questo ci sembra una posizione corretta, perché quando una legge entra in vigore sarebbe anche opportuno che i comuni abbiano delle indicazioni precise di come questa legge va attuata. Quindi noi ci aspettiamo che questo decreto effettivamente arrivi e arrivi in tempi brevi. Nonostante ciò, però, noi dobbiamo dire che siamo qui ad amministrare e dobbiamo continuare a dare risposte ai cittadini che hanno le loro pratiche ancora depositate al Dipartimento Urbanistica in varie fasi di avanzamento, in istruttoria. Con la nostra delibera 116 avevamo dato disposizione che in alcuni di questi casi era addirittura necessario fare un ricalcolo per aggiornare, adeguare i calcoli fatti alla nostra ultima delibera. Non possiamo quindi ulteriormente bloccare gli uffici in attesa del decreto ministeriale e quindi sostanzialmente con questa mozione noi impegniamo l'assessore competente a dare mandato al direttore del Dipartimento di autorizzare la prosecuzione della lavorazione di tali pratiche e di addivenire quindi alla stipula delle convenzioni di affrancazione, procedendo con la determinazione degli importi in base alla nostra delibera 116/2018 e confermando quindi gli indirizzi che quest'Aula si è già data. Inoltre, ovviamente, dovranno essere fatti salvi i doverosi conteggi che poi potranno rendersi necessari nel momento in cui verrà emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, come dicevo, recependo anche le richieste delle opposizioni, abbiamo inserito nella mozione un nuovo punto che prevede la riattivazione della procedura di affrancazione, dando e riconoscendo quindi priorità sia nella fase del provvedimento che in quella di sottoscrizione della convenzione per coloro che hanno i rogiti in scadenza, cioè quelle persone che attendono già da tanti mesi di poter affrancare la loro abitazione per poterla poi vendere al libero mercato. Quindi ci aspettiamo che con questa mozione venga recepita e che gli uffici possano quindi procedere attuando i calcoli
ostacoli della nostra delibera nelle more che venga emanato il decreto. Grazie.